sei invitato? E lui fa: Gino, mi dispiace, ma io sto a Milano. Perché noi abitavamo a Roma tutti e due a quell'epoca. E io gli ho detto: io pure sto a Milano. Allora vengo, vengo. Speravo di essermela cavata. Poi però è successo un'altra cosa. Con la mia compagna americana siamo andati a trovarlo a teatro, perché lui mi aveva lasciato al botteghino due biglietti omaggio al San Babila. E lui recitava una commedia dal titolo Ladro di razza, ambientato tra l'altro nel 43, dove lui fa la parte di Tito. E tutto questo, ecco perché ho fatto il preambolo. Perché quindi, un'opera di lunga gestazione, nasce nel 2010, sì. Viene ritrovata in una cantina a Montepiascone. A Milano, quindi nasce nel 2010 a Milano. E viene completata nel 2020 a Bassano in Teverina, dove io ho voluto rappresentare Tito. La firma c'è. Poi ecco, c'è una piccola postilla. Lui a settembre venne qui per un'altra mostra lì ai Lumi, alla città, alla chiesa sconsacrata, e io l'ho preso e l'ho portato in macchina. Gli ho detto: ti devo far vedere una cosa che tu non conosci, l'opera che tu, e gli ho raccontato la storia. Allora lui l'ha firmato, Massimo D'Apporto 2020. Questo è di settembre scorso. Ha un titolo, non l'opera. L'opera ha un titolo, che è questa, fermo, perché le sorprese non finisce lì, anche per noi, tutta una sorpresa. Cercherò di risolvere il mio Hercules perdendo in un tuo quadro. Questo Hercules è stato risolto? In parte. E io ho voluto fare una fine art che riprende con il titolo che gli ho dato. Titolo Gentiluomo, perché la storia... addirittura. Perché lui, pur circuendo una... proprietario di un albergo di estrazione ebraica, dove lui fa vedere che è innamorato e lei gli porta pure il caffè con lo zucchero. Ovviamente sta parlando di uno spettacolo. Di uno spettacolo. Tutto questo era finalizzato per portargli via i mobili. Ma la cosa bella della commedia è che quando poi irrompono nella città i tedeschi, lui invece di scappare, perché era un ladro di fama importante, professionista, rimane. E quindi un gesto simbolico ma anche concreto, ed è per quello che io l'ho intitolato Tito Gentiluomo. Massimo, un affetto che si rinnova in me come un'eredità paterna. Un amico ritrovato, un uomo sempre in movimento come la sua arte. Massimo D'Apporto, 2010. È profondo quando scrive il protagonista.